Sabatini, palla in mezzo, miracolo, miracolo di Becuzzi. Eccolo, eccolo, il primo gol su azione del Grosseto in questo campionato, lo segna Cialli, il numero 5, al 55esimo, quasi 56 minuti di questa partita, il Grosseto è in vantaggio. Era nell'area ormai, il Grosseto si era fatto veramente pericoloso. Colpo di testa, non su azione, sul calcio piazzato, ma poco importa. Finalmente è arrivata questa benedetta rete. Grifone in vantaggio qua, in terra pistoiese, all'Arciano, all'Idilio Cei. Grosseto 1, l'Arcianese 0, ha sbloccato Cialli. Sabatini, anche oggi instancabile. Il Grosseto sfiora il raddoppio con il numero 9 Coli, tiro del giocatore biancorosso, attraversa lo specchio della porta e finisce sul fondo, sale Panelli, serve D'Angiolillo, su di lui, fallo di Mesinovic, doppio giallo. Ci sta tutto, rosso, rosso, espulsione. C'è anche Mercugliano in campo per il bianco-viola. Parata, parata, parata super di Nunziatini. 5 minuti di recupero, sarà da soffrire per chi tifa bianco-rosso altri 5 minuti. Segnali di crescita soprattutto nel secondo tempo da parte del Grosseto. Fratini si destreggia molto bene, Del Nero porta a spasso il pallone ma non l'avversario, bravo però Del Nero. L'arbitro fischia la fine della partita, il Grosseto espugna l'Idilio Cei di Larciano. È un risultato storico perché il Grosseto in 6 incontri precedenti di campionato non aveva mai battuto la squadra bianco-viola, una vera bestia nera. Rete decisiva di Cialli al 56esimo.